Ed eccoci qui con, stasera anche con il nostro regista Christopher Verrocchi. Allora, Christopher, parlaci un po' dei tuoi progetti presenti e anche futuri, no? Dal punto di vista della web series, cosa stai facendo? Allora, attualmente sto lavorando su un progetto che ho creato qualche anno fa e che sto portando alla luce giusto adesso, da qualche mese, e si chiama Switch. Parla di uomini e donne che vengono posseduti dai demoni e si trasformano diventando abbastanza cattivi. Quindi loro dovranno dominare i loro demoni, quindi i loro superpoteri, per combattere i veri cattivi, diciamo. Questo è il progetto Quello attuale. attuale. Futuri? Beh, credo questo, perché già è abbastanza Eh beh, impegnativo, sì. credo. Quindi anche tu sei uno di quelli che pensa che a livello di tematiche la web series possa toccare ampio raggio tutti gli argomenti? Sì. Perché parlo proprio per me, perché ho iniziato con una serie, o meglio un film diviso in puntate che poi si è trasformato in una serie web, con protagonisti Eliana Di Marinis, Andrea Baglio e Rita Carlini. E sono 5 episodi in cui, diciamo, all'incirca ogni episodio viene trattato un tema a sé, come l'amore che va oltre la morte. E si chiama Fatum, quindi parla proprio del destino, di come il destino gestisce tutto, perlomeno nella chiave che gli ho dato io. E lì trattavano tantissimi temi anche abbastanza drammatici. Dal punto di vista del budget, invece, tasto dolente oggi, come hai fatto? E credi che comunque si possa fare un buon prodotto a basso budget? Guarda, Fatum è costato molto, molto poco e siamo stati veramente pochissime persone a lavorarci. L'abbiamo girato tutto in 7 giorni, quindi la gente quando lo dico non ci crede, però è stato veramente girato in 7 giorni con tecniche abbastanza conosciute, però il budget era talmente basso che non potevo dare un linguaggio diverso se non quello che ho usato. Quindi movimenti di camera lenti, e diciamo, volevo dare la situazione della pesantezza del fato, che è una cosa abbastanza grande, attraverso le immagini. E credo di esserci riuscito in parte perché è abbastanza pesantino, però è stato apprezzato da un bel po' di persone, non avendo comunque persone a parte Andrea Baglio e Rita Carlini, tutti gli altri sono tutti poco conosciuti, non sono Certo. youtubers o persone molto famose, quindi è andato abbastanza bene. Allora Non un so se ho grosso in risposto. bocca al lupo, hai risposto, hai rispostissimo. Allora, faccio un salutino simpatico per tutti quelli che ci stanno guardando e poi ti ringraziamo tanto, Christopher. Ciao. Ciao. Grazie. Grazie.